che è dritta. Non è ovvio che è dritta. Anche tu hai ragione. Ciao ragazzi, sono Matteo, voglio fare una domanda per FreeTube. Vuole chiedere perché Gabbo si è rasato? Cioè, c'è un motivo valido per cui ha fatto questo? Mi sono rasato perché il mio parrucchiere ha deciso di farmi una sfumatura. Cioè, io gli ho chiesto di farmi una sfumatura alta e ad un certo punto mi ha rasato. Vabbè, tutte le persone di grande talento si sono rasate. Steve Jobs, ad esempio, è rasato. Jerry Scotti è rasato. Jerry Scotti è rasato. Berlusconi è rasato. Berlusconi è rasato. Tu non pensi che Berlusconi è rasato. Non ha una coperta nei capelli. Berlusconi è rasato. Ci troviamo al campo sportivo Cus di Torino. Quinta puntata di FreeTube. Quinta, già la quinta. Abbiamo preso la partner. Siamo diventati partner di YouTube e volevamo ringraziare tutti quanti. Ma soprattutto vogliamo ringraziare perché questa è una lettera fintissima, cioè l'ho stampata io. Però boh, vogliamo fare qualcosa. Il contratto è virtuale. Tutto è virtuale. Ho firmato il primo contratto della mia vita. Abbiamo firmato il primo contratto da. No, il tuo non era il primo. Tu stai lavorando per me, era il mio primo contratto della mia vita. Mi sentivo veramente molto entusiasta. Dato che la firma era virtuale. Entusiasta, si dice entusiasta. Anche se sei maschio si dice entusiasta. Questo ragazzo è italiano. Ma porca puttana, io cercate e poi me lo potete dire. Se si dice entusiasta anche per gli uomini, scrivetelo in un commentino qui sotto. Io non ho bisogno di risposta. Voi ovviamente sapete, tutti sanno chi è. Che cos'è la parte di tutti YouTube. Lo sanno. Cosa consiste brevemente? Spieghiamo a parole semplici. Ci mettono i video davanti ai video della pubblicità. Praticamente YouTube si è accorto che finalmente esistono anche Matt e Gabbo. Eravamo isolati dal mondo, no? Allora YouTube ha pensato, furbo YouTube, furbo. Perché non prendere anche il canale di Matt e Gabbo per pubblicizzarci un po'? Comunque, a parte gli scherzi, siamo molto contenti di averla ricevuta. Ringraziamo tutte le persone che ci hanno sempre seguito, perché grazie a voi che il nostro canale è cresciuto così. Guarda fin dove è cresciuto. Mamma mia, non lo vedo più. Siamo dei dipendenti di YouTube. Cioè io posso dire, dove lavori? A YouTube. E poi la gente mi prende per il culo. Brevemente YouTube mette gli annunci e ti paga vagonate di soldi. Ti paga proprio soldi a camionate. Non sai più dove mettere. Ci danno una cosa come 10 centesimi al giorno se tutto va bene, tutto no? Bene. E noi con tutti i soldi della patria che prenderemo perché diventeremo miliardari, io posso smettere di studiare, di lavorare perché tanto. Io mi sono già licenziato. Sì, siamo partner di YouTube. Con tutti questi soldi che metteremo da parte, abbiamo intenzione di farci una vacanza alle Maldive. Sì. E poi vi faremo un FreeTube da lì. Partiamo con la prima domanda. Ciao FreeTube, la mia domanda è un po' complicata. Ma se le mucche brucano, i bruchi muccano? Ma è una domanda più che ovvia. Logica. Sai da quanto è che me la chiedo. Però non sapevo la definizione di brucare, ti giuro, l'ho preso dal. Ho cercato sul dizionario. Al culo, brucare. Non era nel portafoglio. Brucare, detto animale, detto di animale erbivoro, strappare l'erba in piccoli morsi. Io grazie alla tua domanda, Andrea. Siamo Andrea, questo ragazzo. Sì. Ciao FreeTube, tra l'altro, ha detto. Come se FreeTube fosse una persona. Ciao FreeTube. Sì. Ciao. Anche tu hai ragione. Più che altro mi chiederei a questo punto anche perché le mucche muggiscono e i cani non caniscono. Ma il problema non è quello. Il problema è perché se le mucche fanno mu, ce n'è solo una che fa mu. In effetti è anche quello. Perché tutti quanti fanno mu. E va, una fa mu. Cioè, una sola fa mu. E le altre fanno mu. Guarda. Però io direi che comunque indagherei perché comunque queste mucche che fanno mu, questi bruchi che brucano. Non è gente affidabile. Queste mucche che muccano, queste. Vabbè. Noi forse è la prima volta che non siamo riusciti a soddisfare una vostra domanda. Penso che sarà così anche per la seconda. Sì. Questa è la testimonianza che noi non scartiamo nessun video. Niente. Tu cosa ne pensi? Su cosa? Sul tipo. Capite che le persone non hanno selezione. Cioè noi non abbiamo selezione. Noi tutte le domande che ci. Molta gente non ci invia le domande perché io tanto non me la metto. Vabbè. Questa è la testimonianza che mettiamo tutte le domande. Più me lo meno. Non mi ricordo. Più me lo meno, più vengo meno. Anche devi esserci. Più me lo meno, più vengo meno. Per non venire più meno, non me lo meno più. O perlomeno, me lo meno di meno. Più me lo meno, meno vengo meno. Per non venir meno, non me lo meno più. O perlomeno, me lo meno di meno. Non me lo meno più. O perlomeno,
meno di meno. Basta, hai rotto il cazzo. Meno e meno più. C'era un concetto matematico sotto questa cosa io che voleva dire. Io penso invece che questo bambino fa riflettere tante cose. La prima sono le ciambelle che mangi fuori da discoteche, kebab, le fantasie di cibo strano che hai. Non mangiare, non mangiare. Guarda. Wow! Niente, abbiamo preso un pochetto di tempo perché volevamo prepararci bene per la prossima parodia. È da un po' che non facevamo YouTube, quindi. Sì, infatti, vedete, riprendiamolo un po'. Ci abbiamo tante persone che ci inviano domande interessanti come quest'ultima che avete visto. Ecco, infatti, perché non riprendere YouTube? Magari ovviamente la prossima volta vi facciamo vedere qualcosa di più sensato. Sì, no, veramente. Però c'è una scherzo, se volete inviarci delle domande serie, non come quest'ultime, potete trovare l'indirizzo, trovate sotto frittubo@live.it, o perlomeno lo caricate sul mega upload e date il link sempre. Non andate lì! E niente, noi appena riusciremo vi risponderemo. Poi niente, potete trovare. Ah, abbiamo creato una nuova pagina. La pagina ufficiale, finalmente. Abbiamo Matt e Gabbo. Sì. Abbiamo creato Matt e Gabbo pagina ufficiale. Che troverete il link nelle descrizioni qui sotto. Non lo so, da che parte ce lo ficcherò. Ci siamo iscritti anche a Twitter. Niente. Follow me on Twitter. Ce l'ho in inglese, però. C'è da dire quello non mi manco. C'è da dire quello non mi manco. Quindi potete trovare gli account su Twitter o sulle nostre pagine. Cioè, abbiamo fatto l'account di Twitter, potete trovare il nostro account su Twitter. Vediamo una cosa più comoda. Potete trovare il link nelle descrizioni qui sotto. Non mi mettere mai davanti, non lo so. Perché c'è la pelata, allora ti faccio finta che tu hai i capelli. Visto che Gabbo si è rasato, potete trovare l'ultima nostra parodia sulla testa di Gabbo. Cliccate qui e direttamente accederete direttamente alla nuova parodia. Oppure potete iscrivervi. Take you alive. Adesso ci devo pensare. Potete iscrivervi qua. Qua trovate il nuovo video e qua potete iscrivervi. Spero di averlo fatto giusto, perlomeno qua. Cioè al massimo invertite, tanto c'è scritto. Solo che io ora non avendolo non posso. E guardate il nostro ultimo video. Chi non ha visto il nostro video? Oh, non vi siete perso un cazzo. Se voi volete sempre rimanere aggiornati su comunque i nostri nuovi video, le nostre nuove cose, se cliccate sul tastino iscriviti, è gratis, ve lo giuro, è gratis. Senza pagamento, senza. Esatto. Qua dove c'è scritto Mette Gabbo. Rimanete sempre aggiornati. Quando facciamo un nuovo video, se voi premete sul tastino iscriviti, vi appare subito in home page. Quindi non dovete neanche andarci a cercare. Chissà se Mette Gabbo hanno fatto un nuovo video. Chissà se me ne fotte qualcosa. Non me ne fotte nulla. Magari non me ne fotte nulla che ho fatto. Ah, un'ultima cosa. Un'ultima cosa, nel caso vedete. Un'ultima cosa. Nel caso vedete. Nel caso vedete i nostri video che sono ripresi così, tagliati, non è niente di studiato, è tutta buona la prima qua. Quindi quello che facciamo è così. Anche sto deficiente che mi copia le parole. Bye.